I colori predominanti in Piazza della Resistenza erano il rosso e l'azzurro e c'erano i ragazzi della Special Olympics con un particolare flash mob a favore delle differenze perché nessuno è solo e lo sport diviene dunque un mezzo di integrazione A Crotone è anche presente il movimento che organizza ogni 4 anni i giochi olimpici speciali. E insieme a Francesca Pellegrino ad abbracciare questa realtà c'era la Fazenda Alexandra, l'Accademia Karate Crotone e la Freedom to Play, diverse realtà ma con l'unico obiettivo di costituire un mondo migliore tramite l'inclusione. Questo messaggio è importante perché fa capire che lo sport è proprio per tutti. Eh sì, sicuramente, da oltre 40 anni in Italia che Special Olympics attraverso lo sport contrasta la discriminazione e l'emarginazione dei soggetti fragili intellettivamente, dei disabili intellettivi. Cosa c'è da fare, ad esempio, in una città, in una provincia come Crotone, per favorire l'inclusione sportiva proprio di tutti? Favorire l'inclusione sportiva di tutti, una città, la comunità intera è coinvolta in una situazione del genere. Lo sport adesso è entrato nella Costituzione, quindi è un diritto per tutti, a maggior ragione dei soggetti disabili che possono trarre un giovamento come dimostra da 40 anni Special Olympics. Cosa si può fare? Favorire tramite dei voucher, tramite dei bonus, tramite la possibilità di far frequentare ai soggetti disabili e con fragilità anche economica a carico degli enti, delle istituzioni, fare frequentare lo sport. Ad esempio prima non ho potuto non notare un abbraccio che le ha dedicato una ragazza e a tutti questi ragazzi qui presenti lei cosa vuole dire? A tutti i ragazzi io dico è da loro che io apprendo. Il giuramento degli atleti di Special Olympics dice che io possa vincere e se non dovessi vincere che io possa tentare con tutte le mie forze. D'altronde il brano scelto quest'anno per il flash mob è proprio un inno alla possibilità, al fatto di non perdere le speranze, alla resilienza, di insistere, di credere nei propri sogni e di perseguirli come fanno i nostri atleti di Special Olympics.